ciao a tutti amici di Football Gamers, qui è Megaman, dietro di me potete vedere Loren. Ciao ragazzi. E siamo qui oggi sul server ufficiale di Skyblock perché abbiamo in mente di iniziare questa prima serie in cooperativa tra noi due. Non fare queste porcellate dietro di me. E siamo qui. Vedi Bera, è una notte tanto romantica, guarda la luna. È molto bella, e infatti dovremmo darci da fare. E iniziamo questa serie, dicevo, sul server ufficiale di Skyblock. Vediamo qui che il sole è appena tramontato e di lì è spuntata la luna. E vediamo un po' cosa abbiamo in questa chest. Abbiamo i soliti materiali per iniziare e dividiamoci i compiti, che dici? Ma io dico che hai ragione. Vediamo un po'. Innanzitutto, da quello che mi ricordo dello Skyblock, bisogna fare questa fonte di pietriccio infinita, mi pare. E probabilmente andrà qua da qualche parte. Ok, la facciamo qui. Sì, facciamo qui e qui. Allora, qui va la lava, mi pare. E qui va l'acqua. Okay. Sì. Ok. Quindi deve essere. Allora, wow, c'è la sabbia. Ah. Ok, allora bisogna prendere la sabbia e rimpiazzarla con il la terra. Vai, pensaci tu. Ok. Innanzitutto disattivo questa chat, che ho dimenticato di farlo. Sì, magari quello può aiutare. Che dà un bel però fastidio. Mi serve il tuo pezzo di terra che hai preso. Ah, te l'ho preso io. Grande. E voilà. Io colgo l'albero. Ok. Eh sì, perché dobbiamo farci una workbench, perché altrimenti i cubetti di cobblestone non spuntano. Giusto. Sperando che mettiamo non cadano qui. Oh, si è illuminata l'isola. E già. Ah, ecco, vedi, questo non va bene. allora, mi serve. Questo facciamo così, va fatto. Sì, esatto. Allora, esattamente. Io faccio subito una workbench. Ok, adesso posso farlo. Così, se non mi sbaglio. Sì, devi mettere l'acqua qui e la fai scendere. No, cacchio, vabbè. Hai perso un pezzo. Ho perso un pezzo. Vabbè, non ci importa niente. Bene, adesso togli fare la sabbia facendo. Ok, abbiamo anche perso un pezzo di sabbia adesso. Ma siamo dei geni, siamo dei professionisti. Ma insomma, siamo contro il consumismo, dai. Allora ragazzi, una piccola cosa, un piccolo ragguaglio, guarda, ti mostro una cosa. Guarda. Un attimo. Guarda. Vai. E guarda. Cosa sono? Allora, mentre stavo allo spawn, praticamente, ho fatto una gentilezza a un ragazzo che aveva perso probabilmente un miliardo di roba tra una pickaxe di diamante. E lui mi ha ringraziato dandomi questa roba. Che sono cose, cioè, diciamolo, costosissime su questo server. Che molto costose. Vi mostrerò quanto. Non ho la più pallida idea di come si possano anche, boh, non so, ottenere o robe del genere. Ah, qui mettiamo. Dobbiamo mettere. Allora, io intanto faccio un piccone così inizio a prendere un po' di cobblestone. Sì, sì, qua dobbiamo al più presto ottenere un sapling. Come si dice in italiano? È un arbusto. Un arbusto.
Allora, il piccone è fatto. Perché adesso ne facciamo uno solo, così sì. Non consumiamo materiali. Ok. E vogliamo ampliare l'isola con... come si chiamano i pezzi più sottili di terra? Vabbè, sono le slabs, sì, le slabs, ma chiunque sì. Insomma, gioca a Minecraft da un po', insomma, penso saprà cos'è uno slab. Sarebbe la metà di un blocco normale. Sì. Che diciamo, sì. Un server come questo aiuta a risparmiare materiali. Sì, esatto, praticamente. E diciamolo che la caratteristica degli slab è quella che sopra di essi non possono spawnare i mob. Ah sì? Sì. Ah, è vero, hai ragione. Avevo dimenticato sta cosa. Ok. Ma scusa, Beraman, sta workbench qua dove dovrebbe andare l'albero? Anche tu hai ragione. No, così per dire. No, un attimo, ci allarghiamo l'isola così l'ampliamo, ma lo ha... Cioè, ha craftato e spawnato un sapling. No. Se... Non vorrei che si sono automaticamente... io penso che saranno caduti giù. Dici? Sì, perché abbiamo sbagliato. L'ultimo. Ah, no, ce n'è stato un altro, ma questo... Okay. Niente. No! Aspetta, eh. L'ultimo, bra. Ta 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 ta. No! 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 Intanto ne abbiamo un altro nella chest, lo ripianteremo. No! 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 Dove sei andato? Ti sei suicidato? Era la disperazione, scusa. Bene, tanto. Mi vedi? Sì, sì. Ah, era un attimo di disperazione, ragazzi. Ogni tanto può capitare. Allora. Okay. Pensi tu a prendere un po' di cobblestone? Bene, siamo senza sapling. Ah no! No! Ce n'è uno nella chest. Oh, ahimè, ce n'è uno nella chest. No, ahimè, voglio dire. Ricordiamoci di mettere tutto ciò che ha un valore dentro la chest, in modo che se dovessimo cadere, che cosa che accadrà, abbiamo tutto salvato nella chest. Ok, Beh, se mi... Allora, muovo questa working bench. Così pianto il bell'alberello, sperando che ci dia frutto. E la metto qua, la working bench, tanto alla fine la usiamo comunque. Allora, non c'è legno. Ma tu hai qualche legno, qualche pietra legno, per con cui mi posso fare... Anche qualche pietra. Allora, sì, è Natale! Tieni, questo è tuo. Opla. Sì! Yeah! Cosa stai facendo? Sto gioendo del fatto che adesso ho della legna. Mica ci hanno dato anche delle ossa? Sì. Ci hanno dato delle ossa? Sì, con cui facciamo della polvere di ossa per far crescere quest'albero. Vai! Ce l'ho, sei pronto? Vai, io intanto amplio così i sapling non cadono giù nel vuoto. Ok, l'ho fertilizzato, adesso tra non molto dovrebbe crescere. Vediamo. Perché in questo server non cresce di botto come nelle parti normali, ma apparentemente ci mette un pochino di più. Sì, hanno delle tempistiche diverse. Molto diverse, sì.
Non so, vogliamo raccontare un po' chi siamo, cosa facciamo nella vita, Ma sì, dai, parliamo di noi, mi cosa ci piace sempre piace. parlare. Allora, voi dovete sapere, ragazzi, che io e questo individuo. No, Ah! no, no, esci, sei morto. No! No! Cosa avevi? Cosa avevi? Avevo 8 bastoncini. Cazzo, vabbè dai, un po' ce ne abbiamo. L'importante è che non hai bruciato i secchi di ferro. Non ho bruciato i secchi. Li Ok. vedi? No. Non mi vedi? Sono No. invisibile. Grande. Sono invisibile. Vai, Sì. prova a rilocare. Adesso? No. Ok, grande. Bene. Comunque, ragazzi, Ecco, sono qui, sono ci su. sei, ci sei. Ah, ok, ci sono, perfetto. Bene. Cosa stavo dicendo prima che io accidentalmente e così maleducatamente fui ucciso da questa pozza di lava? Allora, io e questo individuo, ragazzi, ci siamo conosciuti anni fa perché entrambi siamo appassionati di musica, vero, bra? Esattamente, siamo tutti e due, diciamolo. Boh, mi fa strano chiamarci musicisti, ma diciamo ci piace suonare strumenti musicali. E Esatto. diciamolo, volevamo formare questo gruppo, ma parliamo di veramente di anni fa, questo gruppo musicale, e ci siamo incontrati, diciamo, nello studio di Lord Loren, che non ci Modestamente, conoscevamo. modestamente uno studio. Eccolo, modestamente, e ricordo che avevamo suonato Toxicity, The System of a Oh sì, bei tempi, Down. bei Perché tempi. diciamolo, tu cos'è che suoni? Perfetto, Ah, io suono i campanelli specializzato in citofoni. che è uno strumento, diciamo, molto comune, Alternativo. no, anche molto comune. Molto, molto comune. Vabbè, Lord Loren suona la batteria. Ed è anche molto bravo, Esatto. devo dire. E io ho studiato chitarra classica e ricordo che quando eravamo andati a suonare questa canzone, avevo appena comprato la chitarra elettrica, che per me all'epoca era un qualcosa di fighissimo, mettiamola così. Beh, la chitarra elettrica ha il suo non so che di, insomma, Di magico. magico, esatto, esattamente. Mi hai rubato la parola di bocca. No, la cosa interessante, ragazzi, è che uno pensa, beh, no, uno, due sono appassionati di musica, faranno un canale musicale. No, perché poi noi, siccome siamo anche appassionati di videogames, ci mettiamo a fare i canali di videogames. Esattamente. E specialmente questo Minecraft che amiamo la follia, che è un grande gioco, un gioco spettacolare. E ci ha preso, abbiamo deciso di fare un canaletto così per divertirci e ci stiamo divertendo. Diciamo, è un bel passatempo anche registrare video. Esatto, concordo. Abbiamo due tipi di funghi. Uno porcino e l'altro un finferlo. Uno allucinogeno non ce No, però ho appena cercato di piantarli a suolo e non me li ha fatti piantare. Mica sai n'è. esattamente come si piantano i Allora, i funghi sinceramente non so se possono essere ripiantati. Cioè, io so che una volta co colti, se si fa una ciotola di legno, Sì. e craftandola, con i funghi, poi esce tipo una zuppa, no? Ah, ok. Sì. Oh, è cresciuto l'albero. Eh sì, l'ho Dai, fertilizzato coglielo. una seconda Ah, volta, è sai cos'è che riuscito. fai? Infatti, guarda che ti do adesso. Io ti do la pietra e ti fai una bella ascia di pietra. Oh, Aspetta. dammi un po' di pietra. Sì. Ok. Yeah. Allora. Ah, poi a un certo punto dovremmo anche iniziare a togliere questa terra da qui perché ci serve per aumentare la farm di alberi. Sì, ho un sapling comunque. Oh, eccezionale.
quindi se al limite quello è l'unico sapling che ci verrà, almeno ne abbiamo un altro. Sì. E niente, diciamolo che Lord Loren si trasferisce a breve. Ah, vogliamo dirlo? Diciamo, sì, dai. Sì, diciamolo. Diciamo, sì, praticamente mi sto trasferendo negli Stati Uniti per un periodo di tempo e per studio, vado all'università. sono piccolino, insomma, dai. Siamo piccini. Però dai, alla fine ormai c'è internet, ragazzi. Siamo tutti più vicini, anche se lontani. Anche se lontani. È stato un interessante sviluppo in questi tempi, perché poi all'inizio, quando io e Berardo, poi ognuno è andato, insomma, un po' per la sua strada, non sapevamo che io giocavo a Minecraft e lui giocasse a Minecraft pure, per cui insomma c'è stato un attimo, quando l'abbiamo scoperto, un attimo di di silenzio di silenzio, stendendo un velo pietoso sulla nostra vita da nerd. Mamma mia, nostre vite segrete da nerd, quindi insomma è stato interessante vedere, diciamo che ho perso molte fidanzate, diciamo. Dai, ma quelle, diciamolo, non mancano. Siamo nerd, ma anche dei bravi ragazzi. Ma sì, quello sempre. Mi piacciono molto le ragazze. Comunque, scopo informativo, Beraman, c'ho qua 5 sapling. 5 sapling, eccezionale. Sì, c'è andata di lusso, 6 sapling. C'è andata di lussissimo. Ah, tra un 5 minuti finiamo la puntata, eh. Certo, fra 5 minuti, grazie, chiudiamo, però nel frattempo adesso vorrei almeno piantare uno di questi sap, anzi ne pianto 2, 1 e 2, ecco qua. Ok, io ti informo che ho circa 47 pezzi di cobblestone. 47? Sì. Wow. Quindi io direi di fare un'ascia. Sì. Che ci servirà per tagliare gli alberi. E allora tieni. La ringrazio. La riprego. E farei anche una pala, che ci servirà anche lei. Ma lo sai che è un'ottima idea? Ma te l'ha mai detto nessuno? Direi proprio di sì. No, ti ringrazio, ti ringrazio. Ottimo, io altri pezzi di terra qui possono servire, magari. Ok. Allora, io direi di ampliare. Non so, vogliamo prima ampliare il terreno per poi fare una casetta? O aspettiamo la prossima puntata per fare la casa? Ma io penso che sia un'ottima idea. Alla fine, una volta fatta la base, possiamo bene o male costruire qualsiasi cosa, tanto abbiamo qui la fonte infinita. Poi un'altra cosa interessante di questo server, questa modalità di gioco Skyblock, è che tecnicamente uno si può espandere anche a più livelli, sì. Quindi possiamo fare un'isola che comprende più piani e quello più in là. Comunque ragazzi, a voi che seguite GFG, vi salutiamo per questa puntata. Nella prossima puntata probabilmente andremo a vedere un pochino di ampliare questa parte qui, i lati, di scavare un po' al di sotto di quest'isola, perché come vedete sono 3 strati di terriccio che possono essere utili, e andremo a costruire un alloggio. Che ne dici, Berman? Sì, decisamente, che ci servirà per passare le notti di pioggia. Esatto. Per non bagnarci, come si dice dalle nostre parti, il cuzzetto. Il cuzzetto, esattamente. E allora fai un saluto alla telecamera qui. Sì. Eccoci qui. Quindi vi salutiamo da GFG e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ok ragazzi, ciao!